Come al solito, un saluto a tutti. Oggi parleremo della fioritura delle piante. Questo non è un tutorial come i soliti tutorial che tutti fanno. Oggi parleremo di una sostanza che è sconosciuta sicuramente al 90% delle persone. Può essere però un'impresa difficile, soprattutto se non riusciamo a garantire una fioritura rigogliosa. E oggi vedremo come rimediare con un solo ingrediente, perché non è sempre facile quello che dice: ci mettiamo il bicarbonato, con l'altro ci mette l'acqua ossigenata. Ebbene, io ho fatto delle prove, perché come sapete, prima di pubblicare un video, le prove le faccio. Quindi è oltre un mese di prove che sto facendo. E ritorniamo alla fioritura delle piante, e quindi questi gioielli, che così li voglio chiamare, verdi, sono il polmone verde della casa. Nel balcone, dentro casa, li possiamo mettere dove vogliamo. Chi ha il pollice verde va tutto bene, ma chi non è esperto in floricoltura spesso si ritroverà ad avere nelle proprie abitazioni piante di cui deve prendersi cura, e non è detto che ci riesca. In definitiva, avere piante rigogliose e vederle fiorire è sicuramente l'obiettivo di chi decide di posizionare nella propria casa questi gioiellini verdi. La fioritura non è però sempre garantita. E per far sì che questo avvenga, non trucchi, non li voglio chiamare trucchi, c'è una sostanza, una sola, che oggi parleremo. Non è naturalmente un video perditempo, e quindi è una sostanza che ci permetterà una fioritura a dir poco splendida in meno di 10 minuti. E la tua pianta cambierà aspetto, non è che fiorirà di colpo, ma vedrai che in meno di 10 minuti vedrai che le foglie cambieranno aspetto. Quindi questo ingrediente magico per garantire una rigogliosa crescita delle piante, che non sempre avviene in maniera semplice. Dunque, dopo una bella introduzione, no? E ribadisco, questo non è video perditempo, poi se non volete guardarlo sono problemi vostri. Ebbene, non è una presa in giro. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vediamo questa pianta che è messa male, no? E si vede benissimo. E allora bisogna procurarsi semplicemente l'olio di ricino, e non è uno scherzo, purtroppo, è proprio l'olio di ricino. Questo è un olio vegetale e può salvare la tua pianta e garantirle una migliore, meravigliosa fioritura. Allora, come si usa? Si può realizzare una semplice miscela fatta in casa. Impiegheremo circa 5 minuti. Occorrerà semplicemente uno spruzzino che contiene 1 litro circa, dove metteremo l'acqua, lo faremo pieno, e un cucchiaino di olio di ricino. L'olio è meglio metterlo prima dell'acqua, che mentre poi l'acqua scende inizia a rimescolarlo. Dunque, quindi il procedimento è semplicissimo. Si riempie questo spruzzino, questo erogatore, chiamiamolo come vi pare, e quindi ci metteremo questo cucchiaino di olio di ricino. Il consiglio è sempre che bisogna utilizzare questa miscela in modo parsimonioso, ossia non bisogna eccedere, e adesso vi dico come dovete fare. Il suggerimento
è di riempire, o ancora meglio, un tappo, per esempio quello delle bottiglie dell'olio, con la tua miscela casalinga e versarla sul terreno delle tue piante, questa miscela, acqua e olio, e buttarla anche sulle radici, in pratica, sulla terra. Dunque, l'olio di ricino è in grado di garantire una splendida fioritura. Le tue piante ti ringrazieranno, naturalmente, ma la soddisfazione più che altro è nostra vederle rigogliose. Io parlo così perché sono un appassionato anche di giardinaggio, ma non è tutto. Le proprietà di questo olio vegetale no, non si fermano qui. Si può utilizzare questo olio vegetale anche come pesticida, quindi non si avvicineranno tanto facilmente. E comunque vi garantisco che io non ho sentito odore, ma la cocciniglia combatte le larve varie che si avvicinano ai fiori e così via. E quindi ha anche queste proprietà, quindi la pianta la mantiene sana. Perché funziona come pesticida l'olio di ricino? Perché il suo odore è forte naturalmente per i parassiti e così via, ed è pungente, tiene alla larga questi animali. E dal giardino, comprese le zanzare. Dunque, l'olio di ricino come pesticida e come rimedio per la fioritura delle piante salverà i tuoi fiori in pratica. Devi adottare questa tecnica non sempre, non tutti i giorni, ma una volta a settimana. Ecco, con lo spruzzino si spruzza sulle foglie, solo sulle foglie. E una volta alla settimana per avere una splendida fioritura. E naturalmente le piante devono avere un'esposizione giusta alla luce, deve essere esposta al sole, altrimenti crescerà esile e priva di fiori. E la luce diretta non è consigliabile perché rischia di bruciare la pianta, come mi è successo a me con degli agrumi, e adesso ho pitturata perché il bianco riflette il calore. Attenzione anche all'irrigazione. Gli esperti ed i pollici verdi consigliano di innaffiare le piante al mattino presto al tramonto, dirigendo il getto dell'acqua verso il terreno e non sulla pianta. Il sistema di irrigazione a goccia è quello migliore per mantenere in maniera costante e umido il terreno. Quindi, ricapitolando, a scanso di errori o di equivoci, se usate l'olio di ricino, lo usate come fertilizzante, potete usarne un tappo dell'olio mischiato ad 1 litro di acqua. Quindi, ma anche questo trattamento non va ripetuto tutti i giorni, perché poi la pianta viene annaffiata piano piano e quindi va tutto liscio. Invece, per quanto riguarda la parte fogliare, un cucchiaino in uno spruzzino o in 1 litro d'acqua, come volete. Questo è molto importante, non vorrei che magari facciamo confusione. Quindi il trattamento fogliare lo facciamo una volta a settimana. Per quanto riguarda questa concimazione, sempre con questo olio, questa la facciamo quando è proprio necessario, magari una volta l'anno. Bene, amici, per concludere, ci siamo detti tutto, mi pare. Se avete dei dubbi, contattatemi, scrivetemi. Vi volevo, volevo sottoporre alla vostra attenzione questo diffusore che è come una doccia che usiamo nel bagno, qui ci va il tubo e quindi quando andiamo su i fiori non andiamo col tubo pieno, prima di tutto va annaffiato sotto,
non la parte aerea della pianta. Quindi, e questo è un diffusore, potete regolare più o meno la pressione, io l'ho trovato utilissimo, quindi lo potete cercare su internet dove volete voi. Ecco, detto ciò, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Grazie.